Batman Arkham Asylum e Batman Arkham City, Rocksteady ha realizzato quelli che sono universalmente riconosciuti come i migliori giochi di Batman finora pubblicati. Con questo nuovo capitolo, Warner Bros. Montreal ha preso quanto di buono è stato fatto sinora, potenziandolo e ambientandolo in una Gotham tutta nuova. Batman Arkham Origins è ambientato alcuni anni prima rispetto agli eventi narrati nel primo episodio. Siamo quindi di fronte ad un vero e proprio set, con un Batman agli esordi, non ancora maturo, ma non per questo sprovveduto. Nelle rigide condizioni meteo, sono un uomo e un'isola, Bruce. Sei tornato da quasi 2 anni. Non puoi aspettarti che creda che lo scapolo più ambito di Gotham passerà un altro Natale da solo. Il tuo tempo è appena scaduto. A Gotham City manca poco al Natale. Le strade imbiancate dalla neve sono affollate di cittadini impegnati nelle compere. A rovinare la festività ci pensa però il boss del crimine Maschera Nera, che dopo aver messo una grossa taglia sulla testa di Batman, scatena una furiosa ricerca che coinvolge 8 dei più famosi nemici di Gotham, tra cui Copperhead, Deathstroke e Killer Croc. Come se non bastasse, il Cavaliere Oscuro deve fare anche i conti con le forze di polizia corrotte e con i peggiori criminali della città. Che si tratti di assassini professionisti, poliziotti o criminali da strada, Batman sarà così continuamente inseguito e non gli resta altro da fare se non trovare chi ha scatenato questa caccia all'uomo, per scoprire cosa c'è dietro la sua iniziativa. Vigilia di Natale, sir, e ricorda? Il gameplay non è molto diverso rispetto a quello dei capitoli che lo hanno preceduto. È un misto di azione, esplorazione stile sandbox, stealth e ovviamente un ottimo sistema di combattimento. Ancora una volta, la struttura di Batman Arkham Origins affianca alla campagna principale una serie di missioni e attività secondarie che si possono ottenere indagando e raccogliendo una serie di indizi sparsi lungo l'area di gioco, oppure intercettando le chiamate della polizia. A queste situazioni si aggiungono una serie di missioni speciali, denominate Most Wanted, che sono legate fra di loro da una sottotrama. È un vero e proprio gioco nel gioco, in cui lo scopo è quello di catturare un certo numero di malviventi e fermare i loro piani prima che sia troppo tardi. Più originali sono invece le scene del crimine, in cui il giocatore dovrà mettere in pratica le sue doti da detective utilizzando un mix di gadget tecnologici e intuizioni. Raccolti gli indizi necessari per l'identificazione dei malviventi, è possibile poi iniziare la caccia all'uomo per le strade di Gotham. Un'altra novità è rappresentata dalla Batcaverna, che in Origins ha un ruolo fondamentale. Non solo fa da hub centrale, ma funge anche da palestra nella quale esercitarsi o analizzare gli indizi raccolti. Pur non essendo uno spazio enorme, la Gotham di Origins è grande 2 volte rispetto a quella di Batman Arkham City. Per questo è stato implementato un sistema di trasporto rapido e a un certo punto dell'avventura è perfino possibile utilizzare il Bat-aereo. Fermo restando che il Cavaliere Oscuro può spostarsi rapidamente per le vie della vecchia e della nuova città sfruttando i classici appigli per appendersi e dondolarsi da un punto all'altro di un edificio. Nessuna grossa novità per quanto riguarda il sistema di combattimento, sebbene le migliorie nell'intelligenza artificiale e una maggiore varietà dei nemici rende gli scontri più interessanti e coinvolgenti rispetto al passato. Ciliegina sulla torta sono gli spettacolari scontri con i boss in cui la prontezza di riflessi e l'utilizzo dei gadget e delle mosse speciali diventano fondamentali. E a proposito di gadget, al fianco di alcuni strumenti già noti ce ne sono alcuni del tutto nuovi, come la Remote Claw che permette a Batman di agganciare contemporaneamente 2 bersagli. Si possono quindi afferrare 2 nemici e farli sbattere contro, oppure si può creare un collegamento tra 2 edifici e sfruttare il cavo per spostarsi in equilibrio. Da un punto di vista grafico, il gioco si attesta sugli ottimi standard qualitativi visti in Arkham City, senza nemmeno che le grandi dimensioni della mappa possano nuocergli. Batman e i suoi antagonisti sono realizzati con grande cura dei dettagli e caratterizzati da texture molto complesse, a differenza dei nemici più comuni, che sono invece meno rifiniti e interessanti. Infine merita una menzione anche la componente audio, sia grazie all'ottimo doppiaggio in italiano che agli efficaci effetti sonori, senza contare l'epica colonna sonora che accompagna l'uomo pipistrello nel corso dell'avventura. Si chiama Killer Croc ed è già dietro le sbarre. Oh, povero il compagno di cella.
Cavoli suoi, ma voglio sapere chi altri seguisse quel drone. L'idea di ambientare Batman Arkham Origins prima degli altri capitoli ha permesso agli sviluppatori di proporre un'ambientazione e un'atmosfera inedita per la saga. Nonostante qualche piccola novità rispetto ad Arkham City, in quanto a gameplay, il prodotto si conferma un vero e proprio more of the same. Il team di sviluppo non ha voluto rivoluzionare la serie, ma ha preferito puntare a raggiungere un alto livello qualitativo ed accontentare i fan con alcuni degli scontri più epici del franchise. E da questo punto di vista, il lavoro dello sviluppatore è stato senza dubbio impeccabile. Forse quello che manca a questo Arkham Origins è il coraggio di proporre qualcosa di nuovo. Quello che resta però del gioco è un capitolo assolutamente epico, coinvolgente e spettacolare, ricco di missioni principali e secondarie, con scontri appassionanti e, perché no, anche più difficili rispetto al passato. Maschera Nera sta facendo sul serio. Slade Wilson, Deathstroke, ex militare, oggetto di un esperimento medico fallito. Fallito, dice? Con Batman Asylum e Batman Arkham City, Rocksteady ha realizzato quelli che... migliori giochi di Batman pubblicati. Oggi. Con un Batman ancora... Batman sicuramente molto... Sì, vabbè. Assolutamente divertente, coinvolgente